ci va. Buona la prima. È andata. Partita. Finale maschile a Latti, esce Pellegrino sulla destra. Subito gara dura. No. Pellegrino con Claebo si ferma subito. Claebo, chicco, non vuole andare davanti a tirare, si mette forse sulle Justigo code. Rilancia. Attenzione perché Justigo si rilancia, vuol dire che vuole andare Sergei Justigo. Attenzione, gara dura, impostata Justigo da Sergei Justigo. Sì. Giovane Claebo, Pellegrino, Nortug. Sta cercando veramente di far gara dura. Un attimino di gara dura. Sergei Ustigov mette la freccia, tenta di farlo Claebo. Pellegrino è lì, Pellegrino è lì. Nord si mette insieme. E Krog. Krog. E un po' più indietro c'è Hakkola, atteso dalla sua gente, ma ha fatto una bellissima prova comunque vada. Visto Matti Hakkola, Pellegrino, occhi puntati, focalizzati su di lui, sempre davanti il gigante rosso. Bravo Chicco che si infila sulle si infila sulle code di Sergei Ustigov, Chicco Pellegrino. Qui rilancia, si sale a mille, si rilancia. Ripartenza degli uni e degli altri. Magari con questa tattica sì. Forse si fa fuori un po' di concorrenza. Infatti. Cima la salita, Pellegrino è buon terzo. Vicino a Ustigov che è davanti. Claebo si va formando un terzetto. Vediamo là dietro. Sì, c'è ancora la sagoma minacciosa di Krog, quella di Nortug. Vediamo gli sci di Chicco Pellegrino. Sempre buoni gli sci di Chicco. Attenzione perché c'è ancora Finnegan Crow proprio dietro a Chicco Pellegrino, ma è davanti c'è Ustigov. Grandioso finale, l'ha dimostrato nei quarti semifinali. Tutta. Adesso, adesso, adesso è tutta, adesso si gioca. Un attimino e poi dopo si parte. Allacciamoci si parte, perché c'è ancora il passaggio con la curva stretta, la salita e poi il cavalcavia che porta al traguardo. Si chiude poco oltre i 3 minuti e 15, 3 e 20 davanti a Ustigov. Pellegrino si muove bene. Si mette all'interno. Sì, si gioca al mondiale su questa salita. Chicco Pellegrino parte. C'è Ustigov davanti, ma c'è un ottimo Pellegrino. E secondo infilza adesso Claebo, poi c'è Krog. Pellegrino secondo, Ustigov davanti. Ustigov in doppio, Chicco Pellegrino lo segue. Ustigov sta rendendo una gara impossibile a tutti, ma Chicco lo tiene. Chicco è bravissimo e ce n'ha ancora assolutamente. Stai sulle code, stai sulle code. Se mamma ce la fai. Ha perso una battuta Ustigov. Ustigov davanti, veloce, anche l'uscita. Rilancia, esce veloce Pellegrino. Rilancia, stai attaccato. Stai attaccato, dice Albarello, se ne vanno in quattro. Non si vede più là dietro la sagoma del Finnico e di Peter Nortug. Una medaglia per quattro. Ustigov, Pellegrino, Claebo e poi un attimo più staccato Finnegan Krog. Materiali Pellegrino sulla scia, sulla coda degli sci di Ustigov. Ottimi materiali per il poliziotto. Deve patinare Chicco. Vediamo se cercherà di passare in curva. Torna sotto in maniera poderosa anche Claebo. Krog è più lontano, la medaglia è abbastanza vicina per l'Italia. Con il rettifilo finale che porta al traguardo, l'ultima curva, Sergei Ustigov. Vai Chicco! Chicco vai, esce, vai, Chicco vai! Esce Pellegrino con Ustigov! Pellegrino dai, Ustigov! Pellegrino per l'Italia! Pellegrino! Doro! Italia! E l'Italia! E l'Italia! Pellegrino! Lacrime! Lacrime d'Italia! Vince Pellegrino! Nella storia dello sci di fondo c'è lui! Chicco Pellegrino! Grandissimo, grandissimo, fantastico, grande, grande, grande Fede. L'abbraccio con la sua gente, con la sua fidanzata, con Greta, con il papà di Greta, Laurent, con Greta, ce l'ha fatta. Là dove osano le aquile, anzi i falchi, il campione del mondo è nostro, si siede, si lancia sulla neve, Chicco Pellegrino. Tutto perfetto dall'inizio alla fine.